Allora, prima di intanto buonasera a tutti i presenti, anche chi spero ci stia seguendo da casa. E prima di iniziare ufficialmente il consiglio, volevo fare una comunicazione più che altro anche ai consiglieri, in quanto il prossimo consiglio comunale che abbiamo previsto per il 28 avrà come punti all'ordine del giorno solo l'illustrazione del bilancio e la consegna del materiale relativo e il regolamento ex legge 190, cosiddetto anticorruzione. Per quanto riguarda invece la TARES, col fatto che escono continuamente circolari esplicative nuove, verrà rinviato e eventualmente ne parleremo durante il consiglio proprio in cui si discuterà il bilancio. E un'altra piccola cosa, penso che lo faremo alle 21. C'è anche un punto in più, al posto che alle 20:30. Comunque questo eventualmente vi faccio sapere domani con la convocazione. Allora, cominciamo. Abbiamo un consiglio questa sera che prevede 6 punti all'ordine del giorno e passiamo quindi subito all'appello nominale dei consiglieri. Dottor Olivi, prego. Orazio, Sì. Castelli, Bodi, Bozzato, Arriva più tardi, quindi. Assente per il momento. Zanella, Assente giustificata. Vianello, Rossi, Barberini, Bottan, Costantini, Tagliapietra, Battagliarin, Lazzarini, Assente giustificato. Ceccato, Nesto, Danuol, Berton, Berton, assente giustificato. Bozzato, Chiaranda, Vanin, Zanella. Perfetto. Allora, il numero legale c'è, ricordo che sono presenti anche gli assessori esterni Vian e Scarpa. E entriamo subito nel vivo della seduta col primo punto, ovvero l'approvazione dei verbali della precedente seduta, quindi dal 4 al 9. Voglio sapere se qualcuno voleva intervenire. Vedo che non c'è nessuno, quindi direi di andare subito a votare. Annuncio prima che vabbè, io mi asterrò in quanto la scorsa volta, e mi scuso per quello, ma non stavo bene, ero assente. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti. Vabbè, io mi astengo, quindi astenuta da Tagliapietra. Si delibera quindi di approvare i verbali dal 4 al 9. Passiamo subito al secondo punto. Eccoci al secondo punto, avente oggetto Veritas SPA, affidamento del servizio di gestione del tributo TARES in applicazione delle previsioni di cui al comma 35 e all'articolo 14 del decreto legge 201-2011. Illustra per noi il signor Sindaco, prego, Claudio. Ma questo è un provvedimento, insomma, con il quale tentiamo di mettere così una pezza alla situazione di grande confusione che si è venuta a creare a seguito dell'introduzione della TARES a partire dal 1 gennaio di quest'anno, ma soprattutto dal decisione assunta in Parlamento, insomma, di posticipare il pagamento della prima rata di questo nuovo tributo a luglio di quest'anno. Come sapete, la TARES è un nuovo tributo che sostituisce praticamente la TIA, la tariffa di igiene urbana e di igiene ambientale, e anche poi ha una sorta di addizionale per quanto riguarda il finanziamento dei servizi indivisibili del comune, addizionale che naturalmente va a coprire una parte dei tagli, dei trasferimenti da parte appunto dello Stato. Quindi è un tributo che viene incassato direttamente dal comune e poi il comune deve pagare il servizio al soggetto gestore. Cosa si crea con il fatto che è stato posticipato, insomma, a luglio il pagamento della prima rata? Si crea che in questi mesi c'è un soggetto che continua a gestire un servizio, perché tra l'altro, insomma, è un servizio di igiene urbana che non può certo essere sospeso, e però non c'è ancora, diciamo così, l'incasso, gli introiti relativi a questo servizio. Quindi c'è una forte difficoltà, insomma, da parte dei soggetti gestori del servizio a pagare dipendenti, fornitori e così via.
Tra l'altro, questa è una difficoltà ancora maggiore per comuni come il nostro, che naturalmente non avevano un bilancio in cui era prevista una voce in entrata della TIA, perché come sapete, insomma, la TIA veniva riscossa direttamente dal soggetto gestore. Attraverso questo provvedimento, insomma, anticipiamo di qualche settimana sostanzialmente la decisione che dovremo prendere poi in consiglio comunale con l'approvazione del regolamento della TARES e con l'approvazione del piano finanziario del servizio, affidando quindi preliminarmente il servizio di gestione del tributo TARES a Veritas, cosa questa possibile da una norma appunto del decreto fatto che permette ai comuni di affidare questo servizio per il 2013 ai soggetti che svolgevano il servizio stesso. E quindi, insomma, attraverso questo affidamento si creano i presupposti per poter riconoscere a TARES il pagamento dello svolgimento del servizio, che fin tanto che non sarà approvato il bilancio sarà fatto in ogni caso, insomma, attraverso delle anticipazioni da parte della banca, nel senso che il comune a quel punto può certificare il credito che Veritas ha nei confronti del nostro comune. Quindi si tratta sostanzialmente, insomma, di un provvedimento che ci mette nelle condizioni di pagare, diciamo così, le fatture che Veritas comincia a fatturare appunto al comune, e questa è una strada che, come è stato riscontrato questa mattina anche nell'assemblea dei soci di Veritas, sostanzialmente stanno facendo un po' tutti quanti i comuni. Grazie signor Sindaco, faccio un attimo una parentesi perché mea culpa, ho dimenticato di nominare gli scrutatori, mi è venuto in mente in questo frangente, quindi chiedo la collaborazione di Bozzato Letizia, Barberini e Battagliarin per fungere a scrutatori, grazie, scusatemi. Ci sono interventi? Lascio la parola al consigliere Zanella, prego. Quel che colpisce stasera è la cronologia del provvedimento. Il sindaco dice abbiamo anticipato di alcune settimane. Probabilmente questo provvedimento avremmo avuto la necessità di farlo comunque perché ci sembra opportuno davvero che in questa fase di passaggio dalla tariffa di igiene ambientale alla TARES, chi ha la banca dati e l'ha gestita per 10 anni possa continuare a farlo fin tanto che non entri a regime questo nuovo tributo. Colpisce il fatto che il compenso, per esempio, non sia stato valutato in questa delibera e si demanda la quantificazione del compenso per la gestione, l'accertamento e la riscossione del tributo al piano finanziario della tariffa, quindi è un provvedimento che dovremmo portare la prossima settimana, ma credo slitti ancora. Se poi l'emergenza è data dalla situazione contingente di mancanza di liquidità delle imprese che svolgono il servizio di asporto rifiuti, credo che questo provvedimento non incida più di tanto, anche se è Veritas stessa che lo chiede, perché è una piccola pezza. Praticamente noi certifichiamo che loro svolgeranno questo servizio, ma saranno poi loro ad andare a chiedere delle banche una certificazione, un anticipo su qualcosa che si presume dovranno fatturare, ma prima di luglio non lo potranno fare. Ben altra cosa sono le forzate anticipazioni che ha messo in moto il Comune di Venezia e il Comune di Noventa, anche se mi sembra veramente forzature, rispetto ad anticipi di TARES, nome per conto di un presunto debito facente esempio della TIA degli anni precedenti. E fin tanto che comunque il bilancio del comune non si approva, indubbiamente noi anticipazioni
su un credito che l'ente gestore, cioè Veritas, vanta nei nostri confronti, probabilmente non riusciremo a certificare e quindi si demanda la situazione nel tempo. Ben sappiamo comunque che i problemi sulla gestione del contratto di servizio sono ben altri, non è solo la carenza di liquidità da parte del gruppo di Veritas che non trasferisce quindi a sua volta liquidità dai meri che svolge il servizio, ma sono situazioni ben più complesse che magari affronteremo quando ci sarà da approvare il piano finanziario. Grazie consigliere Zanella, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Non vedo prenotazioni, a questo punto chiedo se qualcuno vuole intervenire per dichiarazione di voto. Niente, bene. Allora andiamo a votare per l'affidamento appena illustrato, quindi favorevoli, contrari, astenuti. All'unanimità si delibera di affidare per l'anno 2013 le attività del tributo Tares a Veritas S.p.A. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. All'unanimità, ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000, il provvedimento appena deliberato è dichiarato immediatamente eseguibile. Allora, siamo al terzo punto che prevede la modifica al regolamento disciplinare al regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno. Illustra per noi il sindaco. Grazie Claudio. Beh, la modifica riguarda sostanzialmente il recepimento di una decisione della Corte dei Conti del Veneto che a seguito di un quesito posto dal Comune di Venezia ha dato una definizione dei datori di alloggio come agenti contabili di fatto. Questo comporta naturalmente una serie di conseguenze, la maggiore della quale è appunto quella di dover rendicontare, a fine anno quanto è avvenuto, nel senso che i datori di alloggio in questo caso maneggiano denaro pubblico e quindi sono anche soggetti poi eventualmente al controllo da parte della Corte dei Conti. Con il sistema che è stato messo in piedi già dall'anno scorso, gli oneri derivanti ai datori di alloggio sono quasi nulli, se non quello di dover appunto consegnare, oltre che la rendicontazione mensile, anche una rendicontazione complessiva alla fine dell'anno, cosa che poi il Comune dovrà trasmettere appunto alla Corte dei Conti. Il provvedimento è stato anche illustrato al tavolo tecnico convocato l'altro ieri e sostanzialmente non ci sono state obiezioni. Direi di integrare anche le premesse della delibera citando appunto il fatto che il provvedimento è stato naturalmente illustrato anche in commissione consiliare e nel tavolo tecnico convocato il 20. Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Tutto tace, neanche per dichiarazione di voto? Bene, andiamo direttamente a votare. Questa sera facciamo presto. Votiamo per modificare il regolamento sull'imposta di soggiorno. Favorevoli, contrari, astenuti. All'unanimità si delibera di integrare e modificare il regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno nel nostro comune. È ora necessario rivotare. Favorevoli, contrari, astenuti. All'unanimità, quanto appena deliberato, è dichiarato immediatamente eseguibili i sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Quarto punto tratta ancora una modifica, questa volta al regolamento con riferimento all'IMU. Lascio nuovamente la parola al sindaco per l'illustrazione, grazie. Sì, anche qui si tratta veramente di una modifica di elevissima entità, nel senso che si propone di non procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi qualora l'ammontare appunto del
quello che si va a accertare per ciascun credito non superi l'importo di 30 euro, perché altrimenti insomma l'azione amministrativa insomma sarebbe più dispendiosa del recupero che si va a fare. Poi per quanto riguarda questo regolamento a pintura dell'IMU viene sostanzialmente cancellato l'articolo 13, quello che prevedeva delle incentivazioni per gli uffici, cosa che non è più prevista insomma dal regolamento e quindi deve essere cancellata anche dal nostro regolamento. Grazie signor Sindaco. C'è qualcuno che vuole intervenire? Vedo che non ci sono prenotazioni, chiedo sempre se per dichiarazione di voto, nemmeno, perfetto, andiamo a votare. Votiamo per modificare il regolamento IMU, favorevoli, contrari e astenuti. All'unanimità si delibera di integrare e modificare il regolamento IMU. Ora votiamo ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000 per l'immediata eseguibilità, favorevoli. Ok, ho visto anche contrari e astenuti. All'unanimità si dichiara il provvedimento appena deliberato immediatamente eseguibile. Allora, siamo ora al quinto punto. Altro modifica, altro regolamento. Il regolamento in questione è quello della gestione e la disciplina delle entrate comunali. Illustra il sindaco, prego Claudio. Qui si recepisce sostanzialmente una parte di quanto già deliberato e poi c'è sostanzialmente una parte che riguarda l'articolo 21 e l'articolo 30, per cui si prevede insomma che quando ci sono delle rateizzazioni e qui viene modificato il tetto delle rateizzazioni di importi superiori a 5.000 euro, viene richiesta la presentazione appunto di un'apposita polizza fiduciaria, cosa che invece prima era prevista per importi fino a 2.600 euro, quindi si tratta sostanzialmente insomma, di una sorta di agevolazione che viene concessa. Grazie signor Sindaco, qualcuno che vuole intervenire? Benissimo, neanche per dichiarazione di voto, andiamo a votare. Votiamo quanto appena illustrato, favorevoli, contrari e astenuti. All'unanimità si delibera di modificare il regolamento per la gestione e la disciplina delle entrate comunali. Votiamo di nuovo, favorevoli, contrari e astenuti. All'unanimità si dichiara il provvedimento appena deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Sesto e ultimo punto, avente ad oggetto il regolamento, anche questa volta, del mercato di cavallino estivo diurno, modifica di recepimento della legge regionale del Veneto numero 2 del 2010, questa volta illustra Claudio Castelli. Prego Claudio. Stasera ci accademo sempre presto. Claudio è. Beh, si tratta di adeguare il regolamento del mercato estivo del martedì mattina alle leggi regionali 7 del 2008 e 3 del 2010, che prevede che il 15% del totale dei posteggi deve essere assegnato agli imprenditori agricoli. Il risultato dà che 211 posteggi sono per i non alimentari, 20 posteggi rimangono assegnati agli alimentari con 7 ai pubblici esercizi e 41 vengono assegnati ai produttori. Questa cifra salta subito all'occhio in quanto già oggi 15 posteggi per gli imprenditori sono quasi sempre liberi, figuriamoci con 41 posteggi quanti ce ne saranno e quindi si fa nuovamente una forzatura come i precedenti due regolamenti approvati qualche mese fa, dove si dice che i posteggi non occupati dagli imprenditori potranno essere assegnati ai precari. Si fa anche un'aggiunta all'articolo numero 3, che riguarda gli orari di uscita dal mercato. Attualmente l'uscita è prevista per le ore 15, si fa una deroga a questo orario solo per i pubblici esercizi, in quanto questi per preparare le loro vivande diciamo usufruiscono di piastre di olio per friggere e quindi si dà a questi il tempo di far raffreddare i loro mezzi di lavoro.
Poi all'articolo numero 8 è previsto l'ampliamento di posteggi. C'è un caso per il posteggio numero 260 di una persona che ha acquistato un nuovo mezzo più grande, quindi c'è l'esigenza di dover allungare questo posteggio e portarlo a 10 metri. Questo è possibile perché il posteggio 261 è uno di quelli assegnati ai produttori e quindi viene leggermente ridotto. E la modifica del regolamento è stata discussa in commissione e abbiamo avuto il parere favorevole delle associazioni di categoria. Grazie Claudio. C'è qualcuno che vuole intervenire? Non vedo prenotazioni. Dichiarazioni di voto nemmeno? Perfetto, allora andiamo direttamente a votare. Favorevoli? Contrari? E astenuti? All'unanimità si delibera di approvare le modifiche al testo al regolamento del mercato diurno di Cavallino. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità, ai sensi articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Favorevoli? Contrari? E astenuti? Quanto appena deliberato all'unanimità è ora dichiarato immediatamente eseguibile. Buonanotte e grazie a tutti, anzi buona serata perché è presto stasera.